Saluti a tutti. Nella nostra provincia i cosiddetti crimini d'odio, cioè i femminicidi, i lesbicidi e i transeccidi, sembrano che siano in via di contenimento. Benvenuta fra di noi, Piera. Buonasera, grazie per l'invito. La dottoressa Piera Banti la conosciamo bene ed è presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Lucca e ci ha recentemente descritto il come e il perché questo fenomeno di crimini d'odio comunque sia parte integrante della società contemporanea. E sembra di aver capito in qualche modo che nella nostra provincia c'è in atto un notevole contrasto nei confronti di questi crimini. Abbiamo capito bene, Piera? Sì, perché praticamente io sono coordinatrice per quanto riguarda i medici del pronto soccorso, dei 12 pronto soccorso della Toscana Nord-Ovest del Codice Rosa. E sappiamo che il Codice Rosa è un percorso socio-sanitario rivolto a chi subisce violenza e si distingue in due percorsi. Un percorso che è dedicato alle donne vittime di violenza e l'altro che è il percorso dei crimini d'odio. I crimini d'odio sono gli hate crimes, sono praticamente gli aiuti che noi possiamo dare, sono dei reati che vengono fatti nei confronti di persone che vengono discriminati solo perché magari appartengono a una determinata etnia, perché magari hanno un diverso orientamento sessuale, religioso e così via. Bene, la Regione Toscana e il Codice Rosa negli ultimi anni ha dato grosso impulso a questo secondo percorso perché ci siamo resi conto di quanto in effetti poco siano conosciuti i reati nei confronti di queste persone, sia dalla società ma anche dalla classe purtroppo medica. E cosa invece si può fare per queste persone? Che spesso rimangono in silenzio, non denunciano e non hanno anche il coraggio di denunciare perché hanno paura di essere, giudicati. E quindi il nostro lavoro negli ultimi anni si è concentrato su questi, pazienti proprio per cercare di ampliare quella che è la rete dei servizi e quello di, aiuti da poter offrire loro. Piera, io faccio capire qualche esempio concreto, cioè come avviene, ecco, concretamente il soccorso di una persona violata, che accade? Allora, intanto l'accesso al codice rosa può avvenire tramite più porte di accesso, può avvenire tramite il pronto soccorso, ma può avvenire in ospedale anche attraverso il reparto, attraverso un ambulatorio, può avvenire anche dal medico di medicina generale. A questo punto l'ospedale lavora in collaborazione con il territorio, quindi con i servizi sociali della ASL e dei comuni, che insieme fanno rete con la collaborazione chiaramente di un gruppo di lavoro formato anche da operatori delle forze dell'ordine, magistrati, assistenti sociali, psicologi, e si cerca praticamente tutti insieme di creare una protezione intorno alla persona offesa. Ma queste persone offese, accennavi anche, possono avere paura, possono essere sotto ricatto, ci sono, poi mi domando, è obbligatoria la denuncia oppure no? Ecco, tutte queste cose, che succede? Allora, la denuncia chiaramente dipende anche dal tipo di lesioni che le persone hanno, perché se ci sono delle lesioni che superano tot giorni, chiaramente se l'accesso avviene tramite il pronto soccorso, la denuncia non è più a querela di parte, cioè non è più la persona che va dall'autorità giudiziaria a denunciare, può
decidere lei quando andare a denunciare, ma parte d'ufficio dal pronto soccorso. Facciamo un esempio, una persona che viene picchiata e ha una prognosi superiore a 40 giorni, magari ha subito un sequestro di persona, magari ha subito delle minacce con delle armi, chiaramente la procedibilità in questo caso è d'ufficio, e se c'è un accesso al pronto soccorso, il medico del pronto soccorso, che in quel momento ricopre il ruolo di un incaricato di pubblico servizio, scusate, un pubblico ufficiale, o l'infermiere che è incaricato di pubblico servizio, siamo obbligati a fare la denuncia all'autorità giudiziaria, e quindi c'è una procedibilità d'ufficio. Ecco, tu prima, cioè, indipendentemente dalla volontà della persona. Ho capito. Tu, Piera, prima parlavi di questa commissione fatta di varie persone responsabili, ciascuno. Un gruppo operativo, sì, fatto da più diciamo persone che hanno competenze chiaramente diverse, che da una parte si passano il testimonio tra di loro, ma nello stesso tempo hanno il compito di prendere in carico a tutto tondo, a 360 gradi, la vittima. Ecco, e noi per la prima volta parliamo tra di noi, cioè grazie a questo percorso siamo più facilitati a parlare tra di noi con un linguaggio comune, perché spesso la formazione è stata fatta anche in comune. E quindi, potendo parlare più facilmente tra di noi, ognuno per quelle che sono le proprie specifiche competenze, riusciamo a dare più sostegno e supporto alla vittima. Ma è molto tempo che esistono queste commissioni, come le preparate poi dal punto di vista della formazione del personale? No, quella che tu chiami commissione è un gruppo operativo che viene preparato con una formazione costante. La AS Toscana Nord Ovest ogni anno organizza decine e decine di corsi per i propri diciamo operatori, e dal laboratorio analisi fino ad arrivare ai medici del pronto soccorso, ai ginecologi, ai pediatri, cioè tutti gli operatori, e ci sono corsi a vari livelli, un livello base fino ad arrivare al livello quello più profondo, più specifico per quanto riguarda i vari specialisti, e spesso questa formazione viene fatta anche congiuntamente con gli operatori. Fino a qualche anno fa l'abbiamo fatta sempre con regolarità anche con gli operatori delle forze dell'ordine e gli assistenti sociali e gli psicologi. Ecco, una domanda che io mi sono fatto spesso è il problema dei bambini, dei minori che spesso sono testimoni di atti di violenza che traumatizzano ovviamente il bambino o la bambina. Ecco, qual è il problema nei confronti di questi bambini? Che cosa è possibile fare? Che cosa fate? Allora, quella che tu chiami la violenza dei minori che sono presenti quando avvengono le violenze, viene definita come violenza assistita. La violenza assistita è una violenza tremenda, perché è una violenza che può essere esperita dal bambino come direttamente o indirettamente, anche solo nel vedere picchiare magari la madre. Quindi non solo c'è bisogno di un supporto nei confronti della donna che subisce violenza, ma è fondamentale dare un supporto psicologico anche al bambino. E in questo praticamente ci siamo anche qui coalizzati tutti i vari operatori, in particolar modo facendo riferimento a chi è specialista nel settore, quindi neuropsichiatri infantili, psicologi, che siano particolarmente formati proprio sul tema, perché purtroppo le violenze assistite lasciano spesso delle ferite dentro questi bambini che sono poi difficili da rimarginare nel tempo e devono essere affrontate e trattate quanto prima. E questi bambini poi seguono la madre nelle case così protette in qualche modo?
Sì, quando c'è la necessità di allontanare la donna perché magari in una condizione fatta una valutazione del rischio di quella che è la possibilità di poter riavere episodi di aggressione fisica anche importanti, le donne vengono allontanate, vengono posizionate in case rifugio che abbiamo sul territorio o anche al di fuori del nostro territorio insieme ai figli, e lì comincia tutto un percorso di aiuto, di supporto psicologico, di supporto di empowerment, cioè di rafforzare quello che è la donna sotto tutti gli aspetti, spesso aiutandola anche in un percorso lavorativo per aiutarla a uscire dal percorso della violenza, un percorso che viene fatto sia sulla donna sia sui figli minori. Ecco, una domanda che mi sono fatto è se in qualche modo la violenza dell'uomo sulla donna possa essere prevenuta, nel senso che facciamo un caso molto concreto, marito e moglie, quello che è, conviventi, hanno un rapporto sempre più complicato, difficile, eccetera, a un certo punto c'è un rischio che la violenza esploda in qualche modo contro la donna. Allora, vi sono delle sedi di mediazione, di riconciliazione? Come funzionano? Come reagisce l'uomo, secondo l'esperienza che abbiamo, rispetto a questi tentativi di mediazione e quindi di riappacificazione? Allora, la cosa che noi non dobbiamo fare è di confondere il conflitto con la violenza, perché il conflitto, i due, diciamo, soggetti si trovano sullo stesso piano e in questo caso è possibile una mediazione. Là dove c'è una violenza non c'è, praticamente possibilità di conciliazione, perché uno sopraffa l'altro, l'altro non esiste, i bisogni, le esigenze degli altri non ci sono. Quindi là dove c'è la violenza non ci può essere una mediazione. E quindi le donne che subiscono violenza, e questa è una cosa che io sto dicendo ormai da 12 anni, devono chiedere aiuto, devono farsi aiutare, perché poi spesso le donne sottovalutano quelli che sono i segnali di pericolo e poi si arriva al femminicidio, perché al femminicidio non ci si arriva mai da un giorno all'altro, è un'escalation progressiva, si parte dalla violenza psicologica, poi uno studioso qualche anno fa, uno psicologo, parlò del ciclo della violenza, no? Quindi è un qualcosa che lavora progressivamente, giorno dopo giorno, anno dopo anno, e poi porta alla fine, nei casi estremi, al femminicidio. Però là dove ci sono dei segnali, di violenza, le donne devono denunciare. Cosa voglio dire per segnare di violenza? Il controllo sulla donna, su quello che fa, sull'aspetto economico, sulla sua vita personale, l'allontanamento da quelle che sono, l'isolamento delle donne, da quelle che sono le sue amicizie o i suoi affetti più cari. Questi sono tutti segnali che devono far scattare un allarme, un alert, per cui le donne devono chiedere aiuto. Voi state facendo molto lavoro, mi sembra di capire, da quello che leggo, anche nelle scuole, no? Per portare consapevolezza, anche, soprattutto nelle scuole, magari dove ci sono bambini, di questo fenomeno. Com'è la situazione nella nostra provincia? Che risultati avete? Allora, le scuole stanno facendo, l'istituto scolastico sta facendo un lavoro egregio ormai da anni, in collaborazione con noi, in collaborazione con la provincia stessa, in collaborazione fra tutti i vari enti, con la prefettura. La prefettura sta lavorando anche in modo, diciamo, egregio con le scuole. Abbiamo tutta una serie di progetti, tra l'altro, nel prossimo futuro, proprio per lavorare con i ragazzi. E la stessa Commissione Pari Opportunità in quest'anno ha dato un contributo a una diciamo casa editrice locale della zona, che è comunque conosciuta a livello internazionale, per l'acquisto di libri che trattino la disparità di genere, la violenza assistita,
proprio per i bambini, da poter dare fin nelle scuole primarie. Ed è qui che io credo che debba partire sempre di più il nostro lavoro, lavorando sui bambini, lavorando sugli adolescenti, lavorando con i ragazzi, perché loro sono veramente il nostro futuro e se vogliamo dei cambiamenti importanti per quanto riguarda il fenomeno della violenza di genere e l'annullare quelle che sono le discriminazioni di genere è proprio investendo sui giovani. Per diffondere quella che è la cultura della non violenza e soprattutto un nuovo modo di rapporti tra uomini e donne. Grazie Piera per le preziose informazioni che ci hai dato e ti facciamo molti auguri per il lavoro e la responsabilità che tu hai perché stai dentro un punto ipersensibile delle comunità moderne, contemporanee. Grazie di nuovo. Grazie a voi. E noi ci rivedremo la prossima settimana alla stessa ora. Arrivederci a tutti.